scontro diretto, ovviamente la mia opinione, siccome ne ho già sentite un po' di diversi, è che non è determinante ai fini della classifica finale, è importante, ma le partite determinanti saranno quelle che si giocheranno al girone di ritorno. Perché secondo me la classifica, secondo me, tutti gli anni la classifica nella parte bassa appunto della classifica è molto ristretta, molto corta, e quando ti arrivi a febbraio che vinci tre partite in fila o ne perdi tre in fila, vai dall'ultimo posto al decimo in un attimo e viceversa. Quindi domani, dopodomani, importante sì, determinante no, secondo me. Il problema mio è che prima di dover pensare a Pistoia, come ben sapete, questa settimana è stata quella la più disgraziata delle disgraziate, perché è fermo anche Young, quindi noi al di là dell'amichevole del mercoledì è tutta la settimana che andiamo avanti a 3 contro 3 e così non è facile. È anche vero che in queste condizioni, a parte Siena, che come vedete se la gioca alla pari con chiunque in Eurolega, abbiamo giocato con tutti e voglio credere e sono sicuro che ce la giochiamo a Capistoia. Capistoia è una squadra che io ho visto soltanto quella sera, sì, che mi ero preoccupata, come ti ricordi. Anch'io. Però adesso guardarla adesso, a sentire quello che raccontano e vedere, insomma, sembra una squadra che comunque ha dei problemi, e proprio dove io non me li aspettavo, cioè in attacco, mi sembrava una squadra talentuosa, insomma, capace di esprimere queste cose, invece non so perché secondo te... Non lo so, questo io ora non lo so, di sicuro è una squadra molto atletica e molto verticale e noi questo aspetto qui lo soffriamo, uh-huh. E da qui anche l'ingaggio poi del nuovo giocatore. E questo aspetto qui lo soffriamo e sappiamo benissimo che appunto abbiamo toccato con mani in precampionato che questa cosa qui la soffriamo. Ovviamente dobbiamo cercare nei limiti del possibile di non farli correre troppo, perché è quello di cui loro si cibano durante la partita, hanno atleti che vogliono andare in contropiede a schiacciare e noi dobbiamo cercare di evitarglielo. Quindi quella partita lì di precampionato cosa vi ha fatto capire? Questo soprattutto, che non possiamo essere superficiali in attacco e scatenare il loro contropiede, perché sennò in campo aperto ci passano sopra la testa, proprio atleticamente. E la chiave potrebbe essere il vostro tiro da tre, visto che in area forse è più difficile andare? La chiave, con le premesse di prima, è un po' tutto, perché, ripeto, di tattico non abbiamo potuto fare niente, di 5 contro 5 non possiamo fare niente, insomma le armi a disposizione nostra sono poche, però ce n'è una molto importante, che è quella che ho detto prima, che noi per adesso abbiamo dimostrato che ce la giochiamo con tutti e avremmo meritato anche di vincerne qualcuna, specialmente delle ultime. E questa è una cosa che ci dà delle certezze e della sicurezza, insomma, ecco. Per quanto siamo in totale emergenza. Cosa ha più di voi Pistoia? Cosa avete più voi di Pistoia? Più di noi sicuramente atletismo e centimetri. Noi più di loro sinceramente non lo so. Te lo so dire, Moretti dice che avete più talento, cioè nel senso lui dice la possibilità. Scusa? Moretti dice che avete più talento, nel senso la capacità di creare da soli dei canestri che secondo lui i suoi giocatori non hanno. Non so se sei d'accordo. Posso essere anche abbastanza d'accordo con Paolo, che noi abbiamo 3-4 giocatori che qualcosa da soli riescono ogni tanto anche a inventare, sì. Sono d'accordo. Io ho sentito l'intervista che io ho fatto a Gresta, dove ha detto che la partita che hanno perso là, siccome non ci prendevano da fuori, non sono riuscito a entrare dentro l'area, quindi abbiamo sbattuto sul muro. Secondo te è un po' questo? È un aspetto, poi a maggior ragione una squadra come la nostra che ha bisogno del tiro da fuori per giocare delle partite importanti, e abbiamo bisogno di fare dei canestri da fuori. Per far questo dobbiamo far girare bene la palla, altrimenti tirare marcati poi le percentuali ovviamente si abbassano. Ti hai detto che in ogni partita vedi una crescita, vero? Me l'ha detto Musso, che è una cosa che tu hai detto loro. Sì, credo sia fuori di dubbio che è vero, sì. Fino adesso noi stiamo crescendo, non so come per gli allenamenti che facciamo, però stiamo crescendo. Quindi al di là delle battute vuol dire che stiamo facendo veramente, secondo me, staff tecnico e squadra, un grande lavoro fino ad ora. Purtroppo non siamo... non ci dà soddisfazione la classifica, insomma, l'agguantare i famosi 2 punti, ecco, questo non è arrivato, ma... No, ti volevo chiedere, la difesa a loro, secondo te, quindi è più fatta di fisico che di tattica? No, è anche tattica, perché Moretti è un bravo allenatore e in questi anni ha sempre costruito una difesa importante con le sue squadre. Usa delle regole che usava anche gli anni scorsi e, insomma, sono una squadra, ecco, nella difesa che fa lui c'è bisogno di tanto atletismo,
lui ce l'ha e quindi questo è un vantaggio per le sue regole, per le sue dinamiche. Come ambiente, come hai visto io? Perché sono tanti che non cantano. Molto caldo, c'è un sacco di gente, credo il palazzetto se non è pieno poco ci manca, un ambiente caldissimo, per la verità corretto, molto corretto ma molto caldo. Beh, insomma, 14 anni senza Serie A, sì, ci sì, avranno delle sì. aspettative, insomma, voglia. Beh, sì, 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 poi sull'onda dell'entusiasmo della promozione, no, dell'anno scorso. Giocano in casa anche loro come Montegranaro, quindi la pressione, no? Anche se uno scontro diretto è più su di loro. Beh, sì, sai, chi gioca in casa deve per forza vincere, chi gioca fuori al limite può anche perdere. Noi, ad esempio, dobbiamo arrivarci nelle migliori condizioni possibili, però noi il girone di torno abbiamo 8 partite in casa. Quindi una in casa di più e gli scontri diretti tutti in casa. A parte Caserta, vabbè. Gli scontri diretti io reputo Montegranaro, Cremona e Pistoia. Okay. Caserta spero stia con noi, ma è più forte di noi. Quindi in teoria con noi non dovrebbe esserci. Ok. Senti, Moretti diceva l'altro giorno, voi siete in 7, comunque noi siamo in 8, siamo molto di più. È vero. C'è differenza comunque tra avere un uomo che può essere un galanda, per dire, che tu non hai, per esempio. Secondo me c'è poca differenza da averne 10 o averne 11. C'è una differenza abissale tra averne 7 e averne 8. Perché di 10 o 11 tutti non ti servono, di 7 o 8 ti servono tutti. Abbiamo visto domenica scorsa qua con Sassari che manca poco, facciamo un miracolo. Specifico, insomma, se può interessare perché abbiamo cercato un'ala alla fine. Sappiamo tutti che ci mancherebbe un playmaker che desse una mano a Pescile e un lungo. Il problema è questo, se noi avessimo preso un lungo, o il lungo, o Trasolini, o Anosica sarebbe stato seduto, perché i ruoli in campo dei lunghi sono due, giusto? Il quintetto in campo non ne sarebbe stato rinforzato. Se avessimo preso un playmaker, del quale forse avremmo anche bisogno, non avendo il lungo americano, che in questo momento non abbiamo, avremmo avuto Amici da 4 e quindi da 3 fissi, o Turner o Musso, e avremmo fatto la banda dei 7 nani. Quindi secondo noi, potendo prendere un giocatore, abbiamo deciso di prendere un'ala di 2 metri atletica, primo perché lo consideriamo un buon giocatore e secondo perché possiamo aumentare la rotazione a 8 e aumentare il tasso tecnico e atletico della squadra. Questo è il motivo perché non abbiamo preso un 1 o un lungo. Se potevamo prendere due, probabilmente la lettura sarebbe stata un po' diversa. Scusa, del col playmaker non ho capito perché stavo finendo di scrivere. Cioè, se non ne metti se io prendo un playmaker, si abbassa la squadra. Sì, Pescile va a sedere, okay. Diciamo gioca in alternativa o gioca anche con, okay. Ma nel 3 giochi fisso con Musso o con Aston Turner e fai la banda dei 7 nani. Saremmo veramente piccoli, piccoli, piccoli. Comunque in ogni caso tu Amici lo vedi da 4, perché sennò verrebbe da dire questo può togliere spazio Amici, invece se tu lo vedi da 4. Amici ha tutto lo spazio che vuole, e perché non ha mai giocato così tanto in Serie A 1 come quest'anno, quindi non capisco chi possa togliergli spazio. Però Amici in questo momento, per come è fatta la squadra adesso, ci serve più da 4 che da 3, questo è sicuro. Senti, questo fatto che lui non gioca da un anno, no? Voi avete verificato se magari lui, perché sai il conto dire mi sono allenato da solo, non so che cosa ha fatto durante questi mesi? Allora, per le notizie, per le informazioni che abbiamo noi, questo ha fatto praticamente 3 periodi di allenamento, di prova, chiamatele come volete. Aiutatemi voi, uno a Lettonia, uno Montenegro, non so dove, Montenegro, brava. Cioè lui là ha fatto parte comunque di queste squadre, però non ha firmato. Quindi lui è in teoria ha fatto partite ufficiali. È allenato. Quando si dice che uno è allenato vuol dire che è al 50% e sarei contento se arrivasse più al 50% del suo potenziale. Ultimamente si stava allenando con una franchigia NBA dove ovviamente sperava di poter avere un contratto, non l'aveva, ma intanto un po' di allenamenti li faceva. Dovrebbe essere qua per fare il primo allenamento giovedì, mercoledì qua, visite mediche, giovedì allenamento. Questa è la teoria. Mm. Okay. Senti, tu volevi un round, no? È sempre difficile definire cos'è un round, però per me è anche un giocatore, adesso ti faccio un esempio, non ridere, ma ridere, cioè nel senso, arriva una alla piccola che magari ha... Kinsey. Anche, no? Che ha bisogno, ecco, facciamo un esempio più recente. Diciamo che Kinsey da Rendai ha scelta l'avrebbe sicuro. No, però voglio dire, un giocatore che magari ha visione di gioco, ball handling, no? Cioè, non ti dico che deve essere un playmaker, assolutamente. No, che sa fare un po' di cose, certo. Secondo te, lui ha anche questo oppure solo un 3-4?
No, no, secondo me del 4 non ha niente. Può fare il 4 perché ha due metri dal punto di vista tattico, visto che lo fa Vigiano a Siena o David Moss appunto a Milano, può farlo anche lui. Ma è un 3, è un 3 assoluto, che ha anche un po' di trattamento di palla, che ha un ottimo tiro, che va in contropiede anche a schiacciare. Secondo noi è un buon giocatore. Dicevo che una cosa che vi interessava, questo l'avevate detto tutti, è che questa squadra ha già uno spirito, ha già un'identità, esatto. E non doveva venire uno a rompere una spogliatoia. Esatto. Su questo penso che però... Esatto, non abbiamo cercato una stella, di là che non avremmo potuto nemmeno permettercela, ma volevamo un giocatore che potesse darci una mano e appunto si inserisse al meglio nelle dinamiche che già esistono. Speriamo di averla indovinata, secondo noi sì. Non ci serve uno che arriva qua, ferma la palla e se la gioca tutte le volte, assolutamente. Senti, questo qui è un fisico così, è sempre rimasto così, è perché la sua caratteristica, si può irrobustire un po', oppure questo fatto che sia così magro non gli impedisce, che ne so, di dare una mano a rimbalzo, di attaccare il ferro, di Secondo me in un campionato come il nostro il fatto di essere così magro per certi versi potrebbe essere anche un vantaggio, perché io per quel che ho visto l'ho visto molto 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 dinamico, molto dinamico. E quindi... Diciamo che se c'è da fare a spinte lo spingi, ma nel ruolo che gioca lui più che a fare a spinte c'è da correre e muoversi, quindi secondo me potrebbe veramente fare delle buone cose. In difesa sai com'è, visto che è una cosa che dovete migliorare, no? Credo sia un giocatore medio, nel senso, nella norma, insomma, non un difensore strepitoso, non un buco, credo. Però ripeto, mi riservo di vederlo insomma un po' dal vivo, sì. Ecco. Io all'inizio quando hai preso Powell volevi un lungo che gli aprisse il campo, no? Sì. Adesso vabbè che lui giocherà da tre, però voglio dire un quintetto tattico vicino a Tartan. Sicuramente può farlo perché... Da 4 potrebbe essere interessante. Sicuramente, è stato preso anche in quest'ottica perché appunto come dicevamo prima alla Vigiano di Siena, lui è uno che appunto è un gran tiratore, perlomeno nella sua carriera per ora è sempre stato, ha sempre dimostrato di avere un gran tiro e quindi hai voglia di aprire il campo. Ma sta squadra è bella, cioè... Così, secondo te, abbiamo dei problemi al tiro, secondo te? Cioè, allora, no, magari tu dici ci serviva un round, sono d'accordo, ci serviva un tiratore, non del tutto sono d'accordo, anche se onestamente è vero che se negli angoli devi mettere sempre Musso, no, io sono d'accordo con te che ci serviva prima di tutto un all round. Se l'all round ha anche un buon tiro, fastidio non dà, anzi. Però ripeto, non è il giocatore che si mangia tutti i palloni questo, quindi fa altro, io l'ho visto nelle partite che ho visto anche attaccare. Secondo me è uno che non può attaccare in NBA, okay. O secondo me fa un po' fatica ad attaccare in Eurolega, ma con noi secondo me attacca e ce ne avanza. Cioè ce ne avanza no, mi sono allargato, però può farlo. Però insomma, che abbia sbagliato tutte e tre di nuovo ci credo poco, insomma io e Cioppi ci siamo fatti... Da luglio che ci faccia gli occhi quadrati con la supervisione di Ario. Sacchetti ha detto cose magari anche male interpretate, però ne ha detto anche una, ha detto chi ha preso questi tre rookie, si riferiva a Nozick e Turner, con i soldi che hanno dovrebbe avere l'Oscar del mercato. Cioè, insomma, non buttiamoci troppo. Stiamo parlando di cosa? Di Turner, Nozick e Rosolini. No, onestamente non li conoscevo, però voglio dire, forse come qualità prezzo, penso che abbiamo sarebbe da prendere l'Oscar, perché voglio dire, adesso non so quanti rimbalzi ha preso. Il momento è delicato perché non raccogliamo punti, purtroppo la chiave di lettura bisogna avere quella giusta, cioè la chiave di lettura è che veramente noi secondo me non stiamo facendo bene, noi stiamo facendo benissimo, però come ve lo racconto se non facciamo punti in classifica? Noi con quelli che siamo e il materiale che abbiamo secondo me stiamo facendo benissimo, però alla fine devi fare punti, perché i discorsi li porta via lento. Ne parleremo, di sicuro, ecco, noi siamo qui che piangiamo e ci lamentiamo, ma ci sono squadre che veramente dovrebbero buttarsi di sotto da un ponte se noi piangiamo, ecco. Qual è la squadra di tutte quelle che troviamo del campionato che gli mancano due giocatori del quintetto dall'inizio non l'hanno mai avuto? Pesaro, è lo sponsor. Però io penso ora più al campo e dico, a me mi mancano due giocatori del quintetto e me la sono giocata con tutti meno una. Bene. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi.